Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta pasqualina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: per la sfoglia, farina 00, acqua, olio extravergine di oliva, sale, per la farcia, spinaci giallessati, pecorino, parmigiano, ricotta, uova, latte, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la sfoglia, mettiamo all'interno del boccale la farina. Poi l'acqua. Poi l'olio. E il sale. Facciamo impastare per 2 minuti a velocità spiga. Il composto è pronto. Adesso compattiamolo con le mani formando un panetto, trasferiamolo in una ciotola. Ricopriamola con pellicola trasparente e facciamolo riposare a temperatura ambiente per una mezz'oretta. Adesso iniziamo a preparare la farcia. Vi ricordo che gli spinaci devono essere lessati, se non sono stati lessati precedentemente, lessateli per alcuni minuti in acqua bollente, sgoccioladeli bene e lasciateli raffreddare. Inseriamo nel boccale il pecorino e il parmigiano. E facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo in una ciotola e teniamo da parte il trito. Adesso, senza lavare il boccale, del trito abbiamo preso una parte, 60 grammi, che ci serviranno adesso. Versiamo all'interno del boccale, quindi 60 grammi del trito di parmigiano e pecorino, la ricotta, uovo. E un pizzico di sale e facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 4. La prima farcia è pronta, mettiamola da parte in una ciotola. Adesso, senza lavare il boccale, andiamo a preparare la seconda farcia. Versiamo il resto del trito di parmigiano e pecorino, la ricotta, l'uovo. Gli spinaci che devono essere ben strizzati. Adesso il latte. Il sale. Il pepe. E la noce moscata. E facciamo amalgamare il tutto per 20 secondi a velocità 5. La seconda farcia è pronta, mettiamola da parte in una ciotola.
Trascorsa mezz'ora, riprendiamo l'impasto, lo dividiamo in quattro e formiamo due palline più grandi e due palline più piccole che andremo a stendere. Dopo aver formato le quattro palline, avremo bisogno di una teglia con apertura a cerniera del diametro di 24 cm. Abbiamo rivestito il forno con carta da forno. Mettiamo momentaneamente da parte le tre palline e iniziamo a stendere la prima pallina per il fondo. Dopo averla stesa, passiamo a stendere anche le altre sfoglie. Mi raccomando, deve essere abbastanza sottile. Adesso posizioniamo la sfoglia all'interno del nostro stampo. Adesso posizioniamo una delle due sfoglie più piccole che abbiamo stese sul fondo. Adesso versiamo la prima farcia, la seconda farcia che abbiamo fatto, quella con gli spinaci. E la livelliamo per bene. Abbiamo livellato la farcia e gli spinaci, adesso mettiamo quella ai formaggi. A questo punto, con l'aiuto di un cucchiaio, formiamo le quattro cavità per posizionare le uova, rimuovendo una piccola parte del composto. Adesso apriamo le uova e andiamo a riempire le cavità che abbiamo formato. Copriamo bene col parmigiano dopodiché andremo a posizionare le altre due sfoglie, prima quella più piccola e poi quella più grande. Dopo aver posizionato le altre due sfoglie rigirati i bordi verso l'interno, inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 50-60 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dalla teglia. Torta pasqualina. Grazie e alla prossima ricetta.